Adesso nel nostro programma c'è un innalzamento delle pensioni a 800 euro, ma stiamo studiando per vedere dove tagliare per portarle a 1000 euro. Le casalinghe, il cui lavoro duro nessuno apprezza, anche qui noi garantiremo alle casalinghe una pensione di 1000 euro al mese. Questa la promessa di Silvio Berlusconi, intervenuto in collegamento telefonico alla stazione marittima di Napoli, dove era in corso l'incontro in ricordo di Pinuccio Tatarella su Forza Italia per il Mezzogiorno, e sulle elezioni europee afferma: noi abbiamo un'idea dell'Europa precisa, la vogliamo diversa da quella che è, meno invasiva, un'Europa che ci ponga meno vincoli sui quali si possa contare di più, che non ci dia problemi ma ci dia soluzioni, esattamente il contrario di quello che è accaduto e sta accadendo. Ma Silvio Berlusconi ne ha soprattutto per il leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, un distruttore con l'odio incorporato, ha sottolineato il numero uno di Forza Italia. Stiamo attenti, perché questo signore non è soltanto uno che urla, che sbraita, è un distruttore con l'odio incorporato, è un delirio continuativo. Tra l'altro ieri ha detto che avremmo dovuto consegnare alla vivisezione il mio tutù, e poi ho saputo che almeno una qualità lui ce l'ha, è coerente, perché sapete come ha chiamato il suo cane? Delirio! Questo signore l'altro ieri ha detto che se il suo partito alle elezioni europee conquisti il primo posto farà una marcia su Roma. Ma non gliela faremo fare, Presidente. La faremo noi. All'incontro era presente tra gli altri il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri, che ha sottolineato come non si possano pagare milioni di euro di liquidazione ai capi di Eni, Enel e gli altri enti che vengono avvicendati. Sentiamo. La somma di questi compensi è di diverse decine di milioni di euro. Propongo una sfida a Renzi: blocchiamo questi stanziamenti, riduciamoli del 90%, sì, ci sarà una diatriba su diritti acquisiti di altra natura, ma con una norma si può evitare un contenzioso. Mandare via con decine di milioni di compensi vari Scaroni, Conti ed altri sarebbe veramente una cosa iniqua nel momento in cui si cercano soldi dappertutto. Tra i candidati alle prossime elezioni europee per il Sud, il peso massimo è sicuramente rappresentato da Raffaele Fitto, presente all'incontro di Napoli. Confermati tra gli altri Enzo Rivellini, pugliesi Raffaele Baldassarre e Barbara Matera, mentre il nome ad effetto è quello di Alessandro Cecchi Paone, che sta promuovendo in giro per il Sud, ieri era ad Ariano Irpino, il suo programma dal titolo Per Amore.